Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, aspetta che attrezzo sto cacchio, il telefono quasi capisce un cazzo. Allora, ho un piacere da chiedervi. Non riesco a tenere dritto sto portatelefono. Allora, va bene così te. Allora, ho un piacere da chiedervi. Ho un piacere da chiedervi. Vi chiedo la cortesia di lasciare un'iscrizione al canale di Juventino Periferico. Vi metterò il link qui sotto in descrizione. In tanti lo conoscete già, chi è Luca, il carissimo Luca, Juventino Periferico, bravissimo ragazzo. Io voglio che mi fate sto regalo. Guarda, andare domani sera voglio portarlo a 1000, è già 578. Io almeno andare domani sera lo voglio portare a 1000. Merita, merita il nostro aiuto. Sapete che se ve lo chiedo è perché ci credo davvero. L'altra sera ho fatto una live io nel suo canale, ci siamo divertiti, ci tornerò ancora. Perché mi piace stare in sua compagnia, quindi se mi fate una cortesia personale, un regalo personale che a voi non costa assolutamente nulla, un'iscrizione a Juventino Periferico, link qua sotto in descrizione lo troverete, se no basta cliccare su YouTube Juventino Periferico e trovate il suo canale, però vi metterò il link qua in descrizione. Quindi aiutatemi, andare domani sera all'orario della partita. Lo voglio, voglio che sia 1000. Ci mancano 400 iscritti. Lo portiamo a 1000, tanto che su YouTube e merita di arrivare a 1000. Vi ringrazio anticipatamente. Poi voglio fare due chiacchiere, visto che ho aperto sto video, per il super cazzo che partirà il 6 dicembre. Ma più che questo, che io non mi meraviglio perché io già sapevo tutte queste cose, ve le ho anticipate mesi e mesi prima. Io ieri sera mi è capitato di guardare un pezzettino di Dritto Rovescio, una cosa del genere, no? E poi io quando vedo certi personaggi poi sento quello che dicono e cambio canale, perché io penso che meno visibilità gli si dà a questa gente meglio è, però ogni tanto capita che li ascolto. E c'era il dottor Grisanti. Il dottor Grisanti, che ieri sera ha detto una cosa gravissima, gravissima, cioè che secondo lui metterebbe l'obbligo per i treni, per gli autobus, per tutte queste cose qua, ai non vaccinati di mettere la mascherina, obbligo di mascherina FFP2, che è quella col beccuccio davanti, perché motivazione, perché così sono facilmente riconoscibili e facilmente emarginabili. Io quando ho sentito sta cosa qua, io non mi voglio incazzare, perché so che l'essere umano è una brutta cosa, l'essere umano è proprio fatto male. Cioè voi state aizzando l'odio e la discriminazione a uno che non vuole fare il vaccino. Poi pretendete però che i giocatori di calcio si inginocchino prima di una partita per combattere il razzismo, per combattere l'omofobia, eccetera, eccetera. Ma io dico, ma non vi fate un po' schifo? Un po' schifo vi fate? Io sento delle cose, ragazzi, che neanche ai tempi di Mussolini c'erano queste cose. Ma neanche ai tempi di Mussolini esistevano queste dichiarazioni qua. Qua siamo, ormai siamo fusi di cervello completamente. Come l'altra dichiarazione del dottor Bassetti, no? È diventato famoso, la star televisiva,
che invece di andare in TV sarebbe meglio che vai a curare i malati, visto che vieni pagato con i nostri soldi a curare i malati, invece tu vai in TV a sparare puttanate, che addirittura ha detto: fosse per me, li vado a prendere a casa uno per uno per vaccinarli. Ecco, io questo, caro Bassetti, ti dico, hai ragione, però devi venire tu. Tu mi devi venire a suonare a casa mia e mi devi obbligare a vaccinare. Dai, vieni che ti aspetto, Bassetti, vieni. Vieni, Bassetti, devi venire tu. Tira fuori le palle. Tira fuori le palle una volta nella tua vita. Tira fuori le palle, vieni tu a casa mia con la siringa e mi viene a dire che mi devi fare per forza il biberon. Dai. Dai, vieni, Bassetti, tira fuori i coglioni nella tua vita una volta. O sei capace solo di sparare puttanate in televisione? Perché lì ti senti protetto, vero? Vieni a casa mia, Bassetti, vieni. Vieni che ti aspetto. E ti aprirò la porta molto volentieri. Ma devi venirci tu, però. Tu, personalmente. Vergognatevi, vergognatevi. Siete scandalosi, siete scandalosi. Siete veramente vergognosi. Io resto sempre di più senza parole. Io penso che le TV hanno bruciato i cervelli alle persone. Le persone non sono più in grado di intendere e di volere. Però quando vedo gente che si batte o fa finta di battersi per non discriminare il razzismo, ripeto, l'omofobia, eccetera, eccetera, e poi vuole discriminare chi non si vuol fare il vaccino. Fate schifo, vergognatevi, vergognatevi. Io ho un consiglio da dare a tutti, soprattutto i non punturati. Non andate più da nessuna parte, non fate spese per Natale, non fate regali per Natale. Perché, caro ristoratore, caro negoziante, tu che chiedi il gran green cazzo per entrare, ricordate che io di te ne posso fare a meno, tu di me non puoi farne a meno. E se siamo sempre di più, voglio vedere alla fine che pesci pigliate, quando ci avrete i negozi vuoti. Io che ho sempre odiato gli acquisti online, da oggi vi dico, comprate online, che oltre che si risparmia, gliela mettiamo nel culo a sti quattro pezzi di merda. Un saluto a tutti e viva la libertà. Ciao.